chiamo Elisottino, ho 39 anni e vivo a Ivrea, un paese in provincia di Torino. Lavoravo in un'azienda come manager, responsabile della logistica, del reparto produttivo e degli acquisti. Avevo intenzione di cambiare lavoro, quindi cambiare vita e lavorare come freelance e specializzarmi nel digital marketing. Ho scoperto Digital Coach e mi sembrava un'ottima opportunità, le recensioni erano tutte molto positive. Mi è piaciuto molto il fatto di poter fare il praticantato per più mesi e quindi mi è sembrata un'ottima occasione. È stato abbastanza impegnativo perché appunto lavorando 8 ore la sera mi dovevo dedicare alla formazione. Ho anche una bimba, quindi non è stato facile coordinare marito, bambina, lavoro e formazione. Però niente, lo volevo fare, quindi volere e potere, quindi mi sono impegnata molto, ho passato qualche notte a studiare, però mi appassionava e quindi lo facevo volentieri. Formativo mi è piaciuto il fatto che gli insegnanti erano professionisti nel settore, a mio parere molto preparati e anche come spiegazione non ho trovato difficoltà, nonostante provenissi da un mondo diverso. Trovati disponibili, si poteva utilizzare il gruppo su LinkedIn per porre delle domande, c'era la chat nelle varie lezioni in cui se avevi dei dubbi si poteva scrivere, quindi per quanto riguarda diciamo le risposte o i dubbi il feedback è positivo e mi sono trovata bene. Allora, il primo, avevo due praticantati. Il primo è stato nel team Visual User Experience. Mi è piaciuto molto, nonostante fosse molto improntato appunto sulla parte grafica. Io appunto non ne sapevo assolutamente nulla, però la coach del team mi è piaciuta, mi è sembrata molto, anche lei molto preparata, soprattutto molto disponibile nell'aiutare tutti quanti, considerato che è un team probabilmente scelto di più da persone già provenienti da un ambito grafico. Però ci sono riuscita, mi è piaciuto e ho imparato ad usare WordPress, ho imparato ad usare i Page Builder, quindi Divi, anche ho iniziato a costruire appunto il mio sito web utilizzando, non ho scelto Divi ma ho usato Elementor che veniva insegnato durante le lezioni e mi è piaciuto molto. Ho utilizzato anche Canva, che anche quello non conoscevo, mi è piaciuto molto. Diventare freelance, lavorare in proprio e appunto adesso ho costruito il mio sito web dove sto approfittando di queste giornate per arricchirlo e appunto vorrei diventare una freelance appunto nel web marketing e dedicarmi ai piccoli business, alle piccole attività. Sinceramente darei 10 perché non ho trovato difetti, non ho trovato professori con cui non abbia magari capito alcuni concetti o il mio feedback è positivo. Sono contenta di aver trovato questa scuola, per me
è stato un investimento ben speso, insomma.